e entità biologiche extraterrestri e i creatori. Cari amici, ho messo le mani su un documento eccezionale. Un documento eccezionale, cari amici, un documento eccezionale, e nel quale si parla di un colonnello, una persona importante, che ha avuto contatto con creature extra, creature biologiche, entità biologiche extraterrestri, e le quali hanno lasciato dei messaggi a questo importantissimo colonnello, messaggi belli, belli, molto belli. E queste entità biologiche extraterrestri dicono al colonnello che non ha importanza che noi umani terrestri ci sia stati creati da un dio o da altri creatori, non ha importanza, e l'importanza è che noi abbiamo l'intelligenza, solo che e questa entità biologica extraterrestre ha detto al colonnello che noi l'intelligenza la stiamo usando male, perché l'esercito americano aveva inventato un sistema nucleare per ripulire le acque, perché nel mondo comincia ad esserci carenza di acqua potabile, comincia a esserci carenza. Allora, dice, l'esercito americano aveva inventato un sistema nucleare, un sistema basato sull'energia nucleare, no? Per ripulire tutte le acque, anche le acque delle fognature, renderle potabili. Però, dice, gli ecologisti l'hanno scartata questa ipotesi. Beh, insomma, guardate, il documento è lungo, è interessante, poi leggetelo, cari amici, leggetelo come l'ho letto io, e poi fate pure le vostre considerazioni, fate le vostre considerazioni. Io vi dico la verità, che in tutta questa storia non ci capisco più niente, perché ormai sono circondato da notizie su messaggi di queste entità biologiche extraterrestri. Cosa volete che vi dica? Io in ogni caso sono questo qua, capito? Io sono questo qua, questa è la mia storia della filosofia, questa è la mia opera precedente, che per il suo successo è stato tradotta in lingua inglese, ora sta in tutto il mondo, sulla grande piattaforma della mela, della Apple, della Apple, vedete? Social science, vedete? Scienze sociali. Ok, cari amici, di questi documenti mi tiene informato l'amico Enrico Furlan. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.